Allora, siamo qui nel Parco Nazionale della Val d'Aveto, in località Rezzoaglio Lago delle Lame, dove è stato rinvenuto questo megalite che è stato ribattezzato Megalite dai Mille Volti, perché in alcuni punti un occhio attento può osservare tutta una serie di visi che richiamano ad ancestrali memorie. Abbiamo visi di uomo, di donna, di animale, tipico appunto dell'epoca in cui pare questo megalite sia stato scolpito. Non ci sono ancora dati certi sulla datazione, ma sicuramente gli esperti hanno decretato che si tratta sicuramente di una pietra lavorata più di 2000 anni fa, con uno scarto di diverse migliaia di anni, ma questo poi lo verificheranno loro in sede di analisi. Questo luogo è un luogo molto particolare, molto carico di energia. Infatti coloro che celebravano le antiche religioni, quelle che prima dell'avvento del cristianesimo, lo avevano decretato come punto focale di una grande energia che scaturisce dal terreno. Infatti questo luogo sorge esattamente in un punto dove passa la famosa linea di San Michele. Che cos'è la linea di San Michele? La San Michele è una linea immaginaria che taglia diagonalmente il pianeta e che parte da un'isola dall'Irlanda fino ad arrivare a Gerusalemme. Sarebbe il luogo in cui l'arcangelo Michele col suo fendente scagliò Lucifero nella profondità e negli abissi della terra. Questo luogo dove ci troviamo adesso passa esattamente tra Monte San Michel, la sagra di San Michele nei pressi di Torino, per arrivare poi a San Gargano, appunto in Italia. Sono tre i punti in Italia, questo sarebbe un ipotetico quarto punto. Ancora, diciamo, non ufficializzato, in questo caso l'ottavo punto della linea di San Michele, dicevo, che termina proprio con il santuario detto Stella Maris vicino Gerusalemme. Stella Maris è un nome che viene dato alla Vergine Maria. In questo caso anche la Vergine Maria è una raffigurazione ancestrale della Madre Terra, e questo è appunto un monumento che esalta la Madre Terra. E nel punto dove si dice Stella Maris si dice anche Stella del Mattino. Stella del Mattino è uno degli appellativi che veniva appunto data a Lucifero, e quindi chissà che nelle profondità della Stella Maris a Gerusalemme non ci sia Lucifero incatenato, ma questa chiaramente è una favola o una metafora. Come dicevamo, i popoli che celebravano i culti della natura erano soliti posizionare o scolpire dei megaliti, proprio perché non solo richiamavano e esaltavano l'energia della terra, ma servivano anche come punti che erano chiamati punti geoenergetici, dove la terra doveva in qualche modo trovare il suo equilibrio. Qui vicino a me abbiamo quattro ancelle di un culto neopagano, quindi non parliamo di culti celti, ma culti neopagani che si sono poi sviluppati all'inizio del Novecento, culti che si rifanno alle antiche tradizioni pre-cristiane, e in questo caso loro in questo momento vogliono celebrare un'invocazione alla Grande Madre, alla Madre Terra, in presenza di questa pietra che, per coloro che hanno la sensibilità di poter percepire questa energia, posando la mano sulla pietra dovrebbero in qualche modo sentire questa vibrazione, e dovrebbe avvenire una sorta di scambio energetico tra l'essere umano e la terra che è la madre di tutti, perché dalla terra noi siamo stati generati. Uno degli errori che spesso si commette è quello di pensare che la terra sia un pianeta vivo ma non senziente. In realtà la terra è un organismo senziente, perché sarebbe, diciamo così, assurdo non ipotizzare che un qualcosa che ha generato degli esseri senzienti, che sono gli esseri umani, a suo modo non possa essere senziente anche lei. Quindi si chiede di invocare l'energia dalla Madre Terra per ottenere dei favori. Ho detto invocare e non evocare, perché le cose vanno chieste invocando e non chieste a comando evocando. Quindi questa è una sottigliezza che è importante sottolineare. O grande Erta, o grande Erta, madre di tutta la vita, madre di tutta la vita, che rinnovi ogni giorno il tuo Signore, il Sole, che rinnovi ogni giorno il tuo Signore, il Sole, che si diparte ugualmente,
che si riparte ugualmente su tutti gli uomini. Su tutti gli uomini. Guardiana del cielo, della terra e del mare, guardiana del cielo, della terra e del mare, grazie al tuo potere soltanto, grazie al tuo potere soltanto, tutta la natura cade in silenzio e sprofonda nel sonno. Tutta la natura cade in silenzio e sprofonda nel sonno. Tu riconduci la luce per scacciare la tenebra. Tu riconduci alla luce per scacciare la tenebra. Solo per ricoprirci nuovamente. Solo per ricoprirci nuovamente. Con le tue ombre. Con le tue ombre. Quando le nostre anime si dipartono. Quando le nostre anime si dipartono. Volano in tua custodia. Volano in tua custodia. Per poi ritornarsene ancora. Per poi ritornarsene ancora. Giustamente sei detta gran madre di tutto. Giustamente sei detta gran madre di tutto. Perché tu vinci solo con il tuo nome. Perché tu vinci solo con il tuo nome. Fonte di forza per tutti gli uomini e tutti gli dèi. Fonte di forza per tutti gli uomini e tutti gli dèi. Nulla senza di te nasce e portata a compimento. Nulla senza di te nasce portata a compimento. Io ti invoco, divina. Io ti invoco, divina. Invoco il tuo santo nome. Invoco il tuo santo nome. Erta. Erta. Accorda a noi ciò che ti chiediamo. Accorda a noi ciò che ti chiediamo. Donaci serenità. Donaci serenità. Pace. Pace. Amore. Amore. E noi sempre grati ti saremo. E noi sempre grati ti saremo. Erta! 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 Erta!